Carnevale di Cento si riconferma campione la società Toponi. Ebbene sì, ci siamo. Ecco la classifica del Cento Carnevale d'Europa edizione 2022. Luci nella notte, dopo 2 anni di stop per Covid-19. Grande spettacolo, delusione, gioia, ma il Carnevale c'è. Ferrara, 12 giugno 2022, video servizio a cura di Marco Raboni per TC100 Web TV online tacquinocentese.it. Sul palco tutti, Patron Manservisi, il sindaco di Cento Edoardo Accorsi che apre le buste con i punteggi, poi ci sono le miss, le ballerine, insomma un palco veramente degno delle premiazioni che si preannunciano di fuoco. Parte il premio Radio Bruno che nessuno vuole, con Leonello che scandisce la classifica sotto lo sguardo esterrefatto di Manservisi, perché in conclusione Radio Bruno mette tutti allo stesso posto e lascia il premio a Manservisi per quest'anno, nell'anno della ripartenza. Con 100 punti, Toponi! Quindi non avete vinto. Al terzo posto, con 100 punti, i ragazzi del si passa ai carri con il premio speciale dei costumi con 94 punti che va ai Toponi. Ora premio Sara Ziza, l'officine.ziza di decima. Premio speciale, coreografie e costumi con punti 94, l'associazione carnevalesca Toponi. Quest'anno il premio speciale del gettito viene sostituito dal premio soggetto e originalità e va con punti 90 ai ragazzi del Guercino. Ci avviciniamo già anche a questi premi, si comincia a capire com'è l'andazzo. Premio speciale, soggetto e originalità. Io che sono presto, lo leggiamo. Con punti 90, l'associazione carnevalesca, i ragazzi del Guercino. A
Andiamo ora alla classifica generale, quella attesa, e al quinto posto si piazza la società carnevalesca Risveglio con punti 367. Quinto posto! Al quarto posto Mazzalora con punti 308. Quarto classificato con punti 388 l'associazione carnevalesca Mazzalora. Quarti classificati, vorrei sentire un urlo perché tutti si meritano. Al terzo posto e siamo sul podio, Fantastic 100 con punti 425. Chiamerei per il terzo classificato l'assessore alla cultura e turismo del comune di Cento, Silvia Vitoli, e assieme a lei il presidentissimo dei presidenti Vincenzo Tassinari, il presidentissimo di Coop Italia. Vincenzo, dove ecco un amico, un mito che si può dire di tutto di Vincenzo, una mente superba, guarda, un ragazzotto ancora, guarda qui. Scappati di casa che erano lì e hanno fatto questa classifica. Punti 425, terzo classificato, edizione 2022, l'associazione carnevalesca Fantasticento. Dovete sorridere, no? Perché comunque gran caro, ragazzi, vogliamo vedere il sorriso presidere, siete stati dei grandi, grande caro, grande gruppo, continuate a applaudire perché se lo meritano. Fantasticento, ragazzi. Posto i ragazzi del Guercino con punti 430. Essi aggiudicano anche il soggetto originalità. Molto vicini, i primi con secondi. Al primo posto
posto. Eccolo qua, riconfermati vincitori i topponi, che bissano il successo dell'ultima edizione prima dello stop per pandemia, con punti 450 vincono l'edizione 2022 del Carnevale di Cento. Dopo i festeggiamenti, la nostra telecamera, come vedete, è stata bagnata dal fumante, quindi porta bene. In esclusiva abbiamo raccolto a caldo le prime impressioni del vicepresidente della società Topponi, Andrea Tassinari Tasso. Romagna, Paolo Calvano, per il primo premio. C'è l'assessore al bilancio, non ci dà mai un cazzo, che cazzo si vuole il bilancio. Vedo che non ci dà mai niente. Allora, trofeo. E per accredermi, vero? Antonella Bastelli, cioè il pezzo da 146, tentavo di dimenticarlo. Cioè, non esiste il mondo. Eccola, la bandiera del primo. Ora gli altri ragazzi. Ragazzi, ci abbiamo anche la boccia. Questi, avanti tutti. Guardiamo. No, voglio questo. Traduzione simultanea. Ho visto. Che portate che avete fatto. Voi siete sempre complici, eh? Mentre la festeggiamo in piazza, che era ora. Il ritorno in piazza, che era la cosa più bella. È più importante.
speriamo che tutto torni alla normalità per tornare a febbraio, carnevale normale. Oggi una riconferma sul palco del Carnevale di Cento, i Toponi vincono l'edizione 2022. Sì, siamo qua, finalmente siamo usciti, finalmente abbiamo fatto Carnevale e abbiamo vinto noi. Siamo molto felici, ma io faccio un plauso a tutti i carristi, tutti, dal primo all'ultimo, perché sono stati due anni molto molto difficili col Covid, sia in famiglia ma anche là. Un plauso a tutti, il Carnevale l'abbiamo vinto tutti. Questo ci premia un po' di più, chiaramente, siamo molto felici. Però viva i carristi di Cento, viva il Carnevale. Infatti è stata proprio una vittoria corale di tutto il Carnevale di Cento. Esatto, tutti avevano gran voglia di uscire, nonostante il grandissimo caldo, carri di grande qualità tutti, bravi tutti. Poi chiaro, la gara è la gara, cioè, c'è chi vince che purtroppo non vince. Comunque avete vinto anche un premio speciale, quindi vuol dire che il carro è veramente bello, è piaciuto alla gente. Sì, noi abbiamo vinto anche costumi e coreografie, che era un po' particolare la nostra coreografia con questi, diciamo, veli neri in testa. Era un po' particolare, ma è stata capita e siamo molto felici, ci abbiamo molto studiato e ha portato risultato. Comunque i colori e anche, diciamo così, il motivo, questo è il motivo mistero, Caront che campeggiava sul vostro carro comunque ha premiato. Il mistero prima premia il mistero. Esatto, quest'anno effettivamente questo Caront di 11 metri che vogava su questa barca, sullo Stige, diciamo che con la musica, diciamo, studiata, dava l'idea, era molto realistica, con i costumi davanti, con i demoni, insomma, queste persone che avevano questi mimi, che avevano le maschere bianche, che donavano la propria maschera, è arrivato, il messaggio è arrivato, quindi noi siamo molto felici, chiaro. Molto bene, ti lascio ai festeggiamenti con il tuo gruppo, ciao, grazie. Adesso vado con i miei amici e questo me lo porto a casa con me come ricordo. Grande. Ciao. Viva Carnevale, ciao. E noi amici vi diamo appuntamento al servizio speciale che a breve sarà pubblicato, il nostro video servizio speciale sul Carnevale per parlarvi com'è andata la quinta e ultima sfilata. Ancora tanto spettacolo, le interviste all'assessore regionale Paolo Calvano e chiude Riccardo Manservisi della Manservisi Eventi, organizzatrice tecnica del Carnevale e direttore artistico della Kermesse Allegorica, che ci annuncerà anche le date del prossimo anno e ci darà le sue prime considerazioni a caldo di questa ripartenza.